Torni sì, dopo, certo, no? Ci sentiamo più tardi. Assolutamente. Allora, attenzione, signori, perché alla console è arrivato il DJ Ross. Dove siamo? Dove siamo? All'ippodromo. Allora, attenzione, il DJ Ross, insomma, sapete benissimo, perché abbiamo fatto una puntata speciale della storia della dance, che ha scoperto un sacco di talenti e un sacco di anche di dischi, che ci ha fatto poi amare nel corso del tempo. Sì. E però c'è una persona che tu hai scoperto, sì, che ha avuto un successo mondiale, che ieri, quando è partito il disco, ci ha fatto venire i brividi a tutte e due. Sì, sì, nello stesso momento ieri avevamo la pelle di Dino, la pelle di Dino Brown, di sta cazzata di Dino, Dino Brown. Allora, attenzione ragazzi, aiutatemi, perché siete stati bravissimi, sono già tutti stramazzati al suolo. Lo accogliamo con un oh! Signore e signori, Magic Box! Grande! Grande! Ciao a tutti! Grande Tristano, come grande stai? Grande piacere stare qui. Allora, lui, ragazzi, vabbè, a parte una delle voci più belle che abbiamo in Italia, non solo... Lo sai che lo penso, non ho secondi fini, quindi te lo dico davvero dal cuore. E lui grazie. Cosa ha fatto nel 2001? Mandasti, spero di aver azzeccato il tempo, sì, un demo a questo personaggio qui, giusto? Racconta questo un po' qui, questo ragazzetto qui. Racconta un po' com'è andata. Nulla, come tutti quanti, ero lì a casa a fare le mie cose, no? Che faccio musica da bambino, però un giorno ho pensato di farlo seriamente e mi sono messo insieme a un mio amico così. E nulla, abbiamo iniziato a mandare le cose e lui è stato l'unico che mi ha risposto, stranamente, dopo centinaia di spedizioni vane. E lui, sì, diciamolo cosa mi ha combinato. Ieri l'abbiamo raccontato in diretta, sì, ma poi sì, sono rimasto sdraiato un pomeriggio nel letto dall'emozione che mi ha dato con Carrion, perché sì, infatti mi ha fatto causa poi per i danni. Allora spieghiamo com'è andata. Tristano faceva musica a casa sua, componeva, fa un pezzo con un Carrion e lo manda al DJ Ross, che è l'unico, sì, che ha risposto, perché si sa benissimo che non ha un cazzo da fare. Esatto. Sì, sì. Praticamente il DJ Ross risponde, però la canzone era un po' troppo veloce, lui che fa da vecchio volpone di lago qual è, decide di abbassare la velocità e esce una bozza di Carrion che tutti conosciamo. A sì, quel punto cosa è successo? Ti sei sentito male? È successo che praticamente ho avuto un'emozione talmente forte che mi sono inchiodato tipo così. Sì, sì, sì. È andato a casa. È andato a casa, non, sì, è una storia vera. È una storia vera. Si è sdraiato sul letto con la bava. Esatto, mia mamma, drogato! Lo sapevo che non dovevi fare il DJ! Io lo, invece no, era lo vera... sapevo che ti facevi di Carillon! Maledetto! Ma alla fine della fiera l'unica cosa che mi aveva veramente reso in quello stato era la musica di Tristano, che emoziona sempre a grandi livelli. Assolutamente, adesso ce la sentiamo dal 2001, signori. Vi ricordo, è stata per ben un mese e mezzo, credo, al numero uno delle classifiche dance più importanti. E Tristano, è sempre emozionante. No, sempre. È emozionante per me presentare anche te, per me, anche per perché me. Pensa che io, quando è uscita Carrion, facevo le stesse cose che faceva Ross, ovvero un cazzo tutto il giorno. E quindi mi fa piacere adesso presentarti qui. Grazie. Signore e signori, Tristano Magic Box! Street, my Carrion and me,
applauso a Tristano. Magic Box. Guarda, grazie, guarda. Grazie a tutti. Guarda la pelle, guarda. Abbronzata, direi. Me la fai accaponare, guarda. Poi dice... Una caponata di pelle? Una caponata di pelle. Allora, non cominciamo a dire cose senza senso. No, infatti, ragazzi. Ecco. Posso dire una cosa? Guarda che lui è peggio di noi due messi insieme, in realtà. Sì, 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 sì. Vabbè. Dicono tutti così, eh? Dicono tutti così. Allora, vi ricordo che Magic Box Carrion ha superato in classifica One More Time dei Daft Punk. Wow. Pensate che è successo. Un applauso a Tristano. Allora, attenzione, Tristano, io volevo anche un po' interagire, no, col pubblico. C'è lui, sì, che è un ragazzo molto bravo, Bus, se vuoi venire qui, un pezzo a falsetto di Carrion. Perfetto, grazie Bus, sei veramente bravissimo. Ti allora, faremo sapere. Ti faremo sapere. Come ti ha detto Ross? Ross ti ha risposto, ti faremo sapere. No, anzi, lui... Onestamente non aveva capito bene. La prima cosa che mi ha detto: a chi l'hai copiato? Certo, perché fino a che stavo ancora in radio, mi richiama: ma sei sicuro? Dico: senti, mi stai facendo venire il dubbio anche a me. Non è che l'ho copiato. Senti, ma racconta un po' la storia di Carrion, perché in radio me l'avevi raccontata. Ti sei svegliato di notte con Dan? Sì, è stato un sogno. È stato un sogno, sai, quando c'è sonno, poi mi sono dovuto alzare perché ho pochi minuti, perché quando se stai troppo tempo, poi allora devo essere veloce, no? Mi sono messo lì, dovevo accendere, capito, il pianoforte, le cose, tutto quanto, il microfono, e il giorno dopo sono cominciato. Era proprio un sogno, racconto quello che è successo nel sogno. Che meraviglia, perché io sogno solo pecore? Sarà perché ho mamma abruzzese. Sarà per la pelle caponata, sempre. Sarà per la pelle caponata, tra l'altro anche Vale S, uno dei adesso mi viene da dire, uno dei miei DJ, uno dei DJ della radio, sogna spesso pecore, però non si addormenta, ma gli viene fame quando sogna le pecore, da tipico abruzzese, voglio dire. Allora, la cosa bella, la cosa straordinaria è che possiamo dirlo che voi siete cognati. Posso dirlo? Che non c'è niente di male. No, capito, no, capito. Cos'è, un reato? No, no, allora, esce Carrion, che diventa un successo meraviglioso, ma Tristano aveva, quanti pezzi avevi scritto? Non avevi 30, 40? Ma ogni... Mila, sì. Cioè, lui ormai non sapeva più cosa fare, perché non aveva neanche più tempo di ascoltarmi. Allora, un giorno se ne è scelto uno, però faceva, caspita, però tu con questa vocetta, sì, va bene, ok, però è molto più femminile, cioè o ti metti una parrucca. Allora, se no dobbiamo chiamare una cantante, se conosci qualcuno. Però aspetta, scusa, aspetta, se ti interrompo. Lui manda un provino che fa tu... Proprio. Però c'era Carrion in giro, quindi Ross giustamente gli ha detto: Tristano, non puoi uscire con la tua voce, sei già in giro in classifica. Stava, no? Proprio partendo, era in fase di promozione, quindi stava salendo, non potevamo uscire subito con un altro singolo, no? Ecco. E c'era fame di singoli, quindi... E tu cosa gli chiedi? Senti, ma conosci qualcuno che conosci, potrebbe... Esatto, non è che conosci qualcuno che può cantare, anzi qualcuna che può cantare Relations? Sì, c'è mia sorella Erika che tra poco sarà con noi. Un applauso a Erika, meravigliosa. E lì poi è uscita Relation. Però sì. andiamo al dopo Carrion. Esce un disco straordinario che si chiama For Your Love. For Your Love, anche quello, sì. Anche quello l'hai sognato? No, quello no, quello era il mio periodo particolare. Era quello che provavo in quel momento, è uscita così. Sì, perché poi le canzoni, un po' come dice Vasco, adesso mi perdonano i fan di Vasco, le canzoni nascono così, no, dal cuore, quindi te ti mettevi lì, scrivevi. Sì, è stato proprio, mi sono espresso come il caffè. Vedi che comincia anche. Ragazzi, se qualcuno ha una battuta anche abbastanza di merda da fare, si presenti pure. Tanto facciamo detto, la. Te l'ho detto che è più scemo siamo, di noi. Stiamo scherzando e siamo seri, perché qui insomma davvero c'è chi ha fatto la storia della dance, un grande artista, un grande cantante. Ma grazie, mi permetterai, tanto siamo amici. No, dai. E allora a Roma vince anche la regola dello sticazzi. Ci ascoltiamo For Your Love, Tristano, Magic Box, vai! Alone. Anytime I close my eyes, I see your lovely smile shine like a star. Now I realize what I had and what I lost, 'cause I'm feeling the pain. Now I realize what is changing, what is missing. Right now, it's only now. For your love, I'm
Ammazza, sembra di essere a Top of the Pop, che tra l'altro lo so, poi voi siete stati a Top of sì, the Pop. Sì, grande cosa, bellissimo. Senti, ma mi togli una curiosità. Una sola? Ma a Top of the Pop, gli strumenti erano collegati o facevate finta? Diccelo un po'. No. Ma la gente era di cartone o era vera? È questo che vogliamo la sapere. Aspetta, c'è il micro, tieni il mio, Rossi, tieni allora, il mio. L'hanno mutato. Allora, la gente era di cartone, ma noi eravamo verissimi. No, voi sì, voi sì. Grande Tristano, guarda, io non so, sarà successo anche a voi. Mentre ero lì dietro ascoltando For Your Love, mi ricordo, cazzo, che io ero nella mia cameretta e perdevo i pomeriggi ad ascoltare solo musica dance ogni giorno, ogni santo giorno della mia vita, da lunedì al sabato, la domenica facevo altre cose, ad ascoltare la musica che voi ci avete regalato. E quindi avete segnato un po' la gioventù di tutti noi, ma non solo la gioventù, vi saranno usciti dei ricordi belli di quando erano, insomma, 15 anni fa, quindi ognuno ha il suo ricordo legato alla tua splendida voce. Quindi complimenti a Tristano Magic Box. Grazie. Ho la clac. Loro basta che io mi giro così e gridano, capito? Proviamo un attimo, scusate. Anche se io sto parlando di... No, perché sai che alla fine... allora, andiamo avanti, perché dopo For Your Love arriva un disco che io ho adorato. A dire la verità, non era immediatamente dopo, arriva If You. Più, sì, anche più, un altro bel momento. A chi pensi quando scrivi le canzoni? A chi non penso? Pensi a troppe persone? Ovviamente c'è sempre qualcosa che ti tocca di più nella vita, no? Però in questo caso, secondo me, il Brasile mi ha toccato, perché dopo un mese siamo schizzati via in Brasile, per poco non ci tornava sì, più. Ricordiamo una cosa molto importante che magari non tanti sanno. Loro in Brasile sono famosissimi, DJ Ross, Tristano, Erika, sono più famosi di Ronaldo. È una cosa che io ho detto in radio, ma è vero. Vero. È vero. Tra l'altro Ross ha gli stessi amici di Ronaldo, e quindi non so se vi ricordate la vicenda. Osvaldo è lì che ha conosciuto Osvaldo. Ma Osvaldo, dove l'hai lasciato? Non è venuta perché è la solita pacconara, lo sai che lei non si fa mai vedere. Video kill di Radio Star. Esatto. Io direi facci ascoltare If You. Tristano, okay. Magic Box, If You, in diretta nazionale. Grazie. Per i 15 anni di M2O, vai! If you don't know what you want from me, don't leave me alone tonight. If you don't go, I let you see what there is in my heart. If you don't
Riesco a star fermo, mi viene, a parte che questo ha il basso tondeggiante, quello bom, bom, boing, dong, dong, esatto. Immaginisci. Quanti ricordi del Brasile? Tanti, eh? Mamma mia, troppo bello. Immagino. No, vabbè, dai, non mi guardare con quegli occhioni. Non volevo andare oltre la musica. No, era tutto bello, erano travolgenti. Io ho visto dei filmati in cui poi, insomma, voi avevate 30.000 persone davanti a cantare, sì, bello. Sì, sì. E il DJ Ross era già con la cresta così. Sì, sì, ma io sono nato così con la cresta. Ah, ti ha tirato fuori dalla cresta? Sì, è quello il problema, tirandomi fuori è rimasta proprio la testa punta così. Ho capito. Allora, chiaramente Tristano, tu hai fatto dei successi meravigliosi e poi arriva, quando è uscita Scream My Name? È uscita nel 2013, ottobre, sì. Era il 4 ottobre del 2013, ho mangiato un po' di fosforo prima di venire. Ecco, 4 ottobre del 2013, sì. Esce un disco nuovo di Magic Box. Ed è calla, come dire, è calla di nuovo. Una grande pausa, successo. Una grande pausa. Sì. La pausa, non ne vuoi parlare della pausa? No, la Laura, no, la Pausini. No, a parte tutto, ci fai sentire un pezzettino di Scream My Name? Come no? Dal 2013, Magic Box, Scream My Name, vai! Too many days have gone by. I thought for nothing hasn't changed. My memories are firing. But for me it's like yesterday. Don't tell me that it is too late. Don't tell me that you feel ashamed. There's nothing left for you to blame. But that is something that you need to know. If you really love me, let me hear my name again. Really, really love me. Let me hear it every day. Scream my name. If you really love me. Scream my name. Let me hear my name again. Scream my name. Really, really love me. Scream my name. Let me hear it every day.
Why don't you try one more time? And free your feelings to the moon. Don't tell me that it is too late. Don't tell me that you feel ashamed. There's nothing left for you to blame. One day is what you need to do right now. If you really love me, let me hear my name again. Really, really love me, let me hear it every day. Every day, mm-hmm. Let me hear it every day, baby. Oh, now, if you really love me, let me hear my name again. If you really love me, let's say. Name again. Magic Box! Lo intoniamo un coro da stadio. Magic Box! Magic Box! Magic Box! Magic Box! Allora, grazie, ci tengo a dire una cosa, io non li pago, non gli ho manco promesso le magliette, ma ogni volta che mi giro fanno casino, assurdo! Hai capito? Tristano, io facciamo casino anche noi, ci paga. No, allora, andate, provate anche voi. E poi ti trovi solo qui, ma meno male che quando alzi il braccio. Perfetto, grazie a Tristano. Grazie a voi. Magic grazie Box, a te. Grande. Dammi due baci. Bene. Ciao cognato. Mi sento Barbara D'Urso, andiamo un po' in pubblicità. Ah, tra l'altro scusami, Tristano, ti hanno portato dei confetti da Sulmona. Sì. Gli amici che hanno portato un po' dei confetti a tutti, va bene? Grazie. Ma figurati, grazie. È sempre un piacere. Ciao. Grande ciao. Tristano. Allora, noi andiamo un attimo in pubblicità e dopo la pubblicità torniamo con due donne che negli anni 2090, mi hanno fatto da delle robe. Ci sarà Erika e Emanuela Doriani e rimane il DJ Ross. Pubblicità fra poco, vai! E però dovete far casino, ragazzi, sennò così non va. Oh, cioè, voi siete da un'ora a fare. Non lo rifarete più, immagino. Chi è che mi ha spento? Oh, si è spento il microfono. Sì. E il fonico dice: rotti i coglioni, basta, ogni tanto abbassa. Chi è? Sono le telecamere di Lucigno, no? Allora, vabbè, signor... io vengo lì, allora. Sì, oh, vieni, o devo fare l'entrée con no. Erika, tipo le case. No, ma dai, no, presentiamola bene. Volevo presentarti. Dai, vai fuori, per favore. Ma va bene. Saluto anche Eddie Costello, c'è Leandro da Silva, guarda lì, Si cazzeggia da quelle parti, bravi. Allora, salutiamo anche tutti quelli che ci stanno guardando, non so in che camera, quindi commentate, condividete, mi raccomando, dobbiamo fare più di Provenzano, va bene? Questa dai, è la cosa, la sfida è questa qui, se no poi chi lo sa, se no poi Amerigo comincia a fare così. Oh, ma che sta fa? Oh, ma che cazzo? Oh, Dino, ma che sta fa? E poi capito, non basta Amerigo, poi arriva Molella, rompe le palle anche lui. Che so qui che sono dietro a venire lì proprio adesso, va. Fai il bravo, va, che Dino, no, che cioè. Poi Molella poi Molella chiama Tommy V e ci siamo. Ciccio, hai visto la roba, i capelli, bello pettinato, si è stato a Dio. Hai capito? Poi arriva Tommy V che chiama Prezioso di nuovo. Guarda che scraccio. Ah, da quello, paura, ma quello lo facevi tu lì. Sì, io che credevo fosse vero. Da paura mi ricordava paura. Qualcuno però da paura quanto manca Martinelli? Da paura. Martinelli, è la prima volta che non sei ansioso, ti devo mettere un po' d'ansia. Dai Luca, quanto manca? T'ho posto? Ragazzi, un applauso a Luca Martinelli e Valesse, bravi, grandi. Piano perché sennò si agita troppo. Manu, ti presento prima te, andiamo così, poi facciamo... Hai piacere? Ma assolutamente. Se hai piacere. Oh, signor.
bentornati in diretta su M2O. Sono stremati oramai i ragazzi qui vicino a me. Allora, attenzione, abbiamo appena avuto con noi Tristano di Tristano Magic Box, mi veniva da dire Tristano dei Magic Box, in realtà è la stessa persona, quindi il DJ Ross sempre con noi. Come stai, vecchia ciabatta? Tutto bene. Ok, mi fa piacere. Tra l'altro tra l'altro nel fuori onda ha fatto delle imitazioni straordinarie, ma per i più fortunati che ci vedono video. Assolutamente. Allora ci colleghiamo anche con l'ufficio del direttore, sentiamo se gli è piaciuta. Allora sostanzialmente va bene, però fermo restando che ok, però sì. Dino, per favore, non urlare, per favore. No, per favore, scusa. Basta. Per favore, Dino. Ogni tanto mi lascio un po' andare, quindi tu hai urlato un po'. Scusa. Allora basta. Chiedo scusa. Basta. Chiedo scusa. E adesso con noi una grande ospite. Parlo così, se non il direttore si incazza, eh? E adesso con noi Manuela Doriani. Bravo! Manuela! Manuela! E andiamo! Ciao a tutti! Manuela! Ma che bello, raga! Poi mi piace da morire entrare in questo spaccato degli anni 90, che è il periodo in cui io ho cominciato. Eh sì, io sentivo te. Pensa, ero giovane pure io. No, no. Guarda che Dino è cieco per un motivo, Manu. Perché negli anni 90. Ecco cosa facevo la domenica. No, è diventato prima con Colpo Grosso lui cieco. Ok. Lo guardavo con mio papà, Colpo Grosso. Sì, sì, lui cieco da un po' di anni. Immagino, di famiglia. Esatto, di famiglia. Allora, signori, attenzione perché qui lo spettacolo continua. Ne approfitto della presenza di una donna meravigliosa al mio fianco, perché tanto in radio non si vede, per cui può dire quello che vuole. E vabbè, però siamo anche in diretta su Facebook. La Doriani c'era in quegli anni quando la dance spopolava. Certo, facevo già un sacco di cose. Facevi già un sacco di cose. Andavo a ballare, mettevo i dischi. Eh sì, a voglia, un sacco di cose. Sì, però non dire così, sembri che hai 80 anni. No, no, dai. Più o meno siamo lì. Dai. Dove vuoi arrivare, Dino Brown? No, volevo arrivare a girarmi perché poi fa un casino, tipo così. Esatto. Aspetta, volevo vedere se funziona anche con me. Funziona, bella, funziona, sono pagati apposta. Allora, attenzione, sì. Torniamo seri. Sì. La presenti tu? Seri. La presenti tu. Allora, ha segnato un'epoca meravigliosa della musica dance insieme al fratello. Ma la cosa bella è che lei continua, tra l'altro. L'ha segnata, ma continua a segnarla. Assolutamente. E poi è la fidanzata del DJ Ross, lo diciamo perché deve essere proprio un applauso. Si poteva quelli. Dire. Ma perché, scusa, avevi piacere? Assolutamente, okay. Piacerissimo. Magari fai il figo su Facebook e metti single. No. Sono super fidanzato da 852 anni. Vabbè, anche tu un dinosauro, ragazzi. Avete allora. Il profilo insieme? No. Avete che abbiamo profili, abbiamo profili separati. Signori, l'accogliamo con un arriva Erika su M2A, benvenuta. Che meraviglia. Ciao. Io parlo da qua. Si sente. Qua. Ciao. Ciao. Ciao, come state? Io molto bene. Vecchietti, oh, avete detto che siete tutti dinosauri qua, ma com'è? No, io non l'ho detto. No. Io no. Sono giovanissimo. Ha detto solo di me. Oh, ok. Allora, ha dato della siamo. Vecchia ciabatta a tuo marito e poi ha detto a me che sono un dinosauro. Ecco, bene. Io ho paura adesso di quello che dirai a me. Ecco, tu sei una donna straordinaria. Grazie, che bello. Sei veramente molto bella. Adesso mi sento presa un po' in giro. No. Volevo vedere mia moglie come mi guardava. Ogni tanto far ingelosire le mogli è cosa buona. È giusta. Allora, mi sta venendo lo spacchetto tipo come la carro. Allora, Erika, abbiamo parlato della storia di Relation. Tuo fratello manda un demo al DJ Ross. E ti ricordi il giorno in cui arrivò da te e ti disse: senti Erika, ma ti va di cantare sto pezzo che ho scritto? Allora, vorrei poterti dire che era tipo un giorno incredibile, ma in realtà, siccome questa è una tortura alla quale mi sottoponeva tipo da quando avevo 6 anni. Erika, aspetta, vieni a farmi un coro, Erika, vieni a cantare un attimo. Quindi era una delle tante volte, Erika, vieni a cantare. Però quella canzone mi piaceva tanto. E la sorpresa fu che quando lui l'ha presa, cioè Rossano ha scelto che era la voce giusta per Relations, mio fratello non me l'ha detto, io avevo 16 anni, andavo ancora a scuola, capito? Però me lo ha detto facendomelo ascoltare alla radio, quando già l'avevano messo in onda, io non avevo idea. Madonna! Sì, cioè, quindi è uno sfruttamento del lavoro questo. E da lì gli sono rimasti i capelli fucsia da quel giorno. Tanto firmavano i miei genitori per me, quindi potevo non sapere niente. Ma tu a 16 anni sognavi di diventare un'icona della dance? Beh, io fin da quando ero piccolina sognavo di diventare un qualcosa nella musica, perché era sempre stata la mia passione. E
Nella dance è capitato. Ah, perché mi sembra che tu abbia un'anima un po' più soul, no? Sì, beh, Stevie Wonder, Michael Jackson, Bee Gees, anche Ross, sono gli ascolti. Anche Ross è sempre soul, eppure sì, insomma, non dice niente. Sì, sì. Scusate, io sono Da Soul, quel cantante spagnolo famosissimo. Vabbè. Facevi parte dei De La Soul? Sì. Oh! Adesso tutti cominciano a pensare a cazzate che finiscono con soul. Dov'è Troiani? Troiani non c'è. Allora, torniamo seri, ragazzi, perché è una trasmissione seria. Esatto. Questa è la più grande cazzata che potevo dire. Allora, ci sentiamo Relation? Dai, sì, volentieri. Ti presenta Manuela Doriani, vai. E adesso live su M2O in TV e sulla nostra pagina Facebook per i 15 anni di M2O c'è Erika. Ammazza, tu? Che bello! Tatararà? Io e tatararà. Tu? Tatararà. E tu? Tatararà. Attenzione, nel frattempo c'è una signora dal pubblico che urla, è abbastanza infoiata. Tina Lima! Andiamo! L'imperatrice del marketing. Ragazzi, livello di presobenismo altissimo. Con gli anni 90 proprio, ciao. Allora, io direi di proseguire senza perdere tempo, perché poi Relation è del 2002, giusto?
credo forse il 2001. 2001, 2001, c'era Ross che mi guardava male. Sì, perché nel 2002 se non siamo innamorati, quindi sì, era un po' prima. Ci ah, Galeotta fu tutta. Sì, no, era forse era I Don't Know. Posso dire una cosa? Sì. Lei aveva 16 anni quando è uscito Relation, andava in galera, quindi ho dovuto aspettare. Ah, ok. I 18, vero, 18 dopo i 18 sì. Allora era ancora presto. Allora, poi nel 2002 mi sono innamorato di te. Che bello. Sì, ma quello era almeno e la cosa più difficile è che dovevo dirlo a suo fratello. Quello era il problema. Madonna. Vabbè, ma tanto Tristano quando si incazza lo fa in falsetto. Cosa hai detto? Testa di cazzo. Mia sorella. Va bene. Allora, andiamo veloce. Esce Save My Heart nel 2002, ma noi ci ascoltiamo quella che poi c'era d'estate del 2002. Sì. Ovvero Dido, 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 Dido. Dido. Erika. Erika. Su M2. Che bello, ricordiamo che nell'estate del 2002, quando Erika cantava Dido,
uscì anche Dreamland del DJ Ross e la domanda sorge spontanea: quanta SIAE vi è arrivata dopo sei mesi, ragazzi? Ma allora, ho comprato la vasca da bagno, idromassaggio. Sì, no, senza, solo la vasca da bagno. Okay. No, poi ho comprato il tavolo della cucina perché mi serviva. Beh, ovvio. Le sedie anche perché se non perché sapevo dove sedere. Servono. Sì, e basta. Basta. Che bello. Erika. Allora non è arrivata tanto. No, dai. Erika ci ha regalato dei momenti meravigliosi, ma tra l'altro notare la presenza scenica di Erika, cioè da dietro davvero sembra Festival Bar, sembra di guardare il Festival Bar. Che bello, dai, fantastico. Assoluta, peccato per DJ Ross alle tue spalle, ma non si può avere tutto. Ma infatti è una domanda che poi tutti ci facciamo, dai. Ma no? Come mai? Ma come mai? Ecco, due domande fatele, no? Perché lo fai? L'amore. Lo so. L'amore. E vabbè, allora senti, andiamo abbastanza veloce perché i tempi diciamo che sono compressi. Sì. Nel 2003 esce una meraviglia. Sì. Valentino Colacciani, il nostro Vale S, quando insomma, gli ho detto: Valentino, guarda che Erika canta I Don't Know, ha detto: ma perché? Mamma mia, lo preferisco addirittura alla Gnil. Ha detto così, una cosa abruzzese, niente. Okay. Comunque, una canzone che piace davvero a tutti e si chiama I Don't Know, era il 2003. Doriani, presenta tu. E un'altra volta l'hai già presentata tu. Ma io sono stanco. Erika, live su M2O, M2O, 15 anni, I Don't Know. Erika. Grazie. Innocent as before, I see it in the mirror, in my room, and I can feel it stronger in my soul. But I'm not so ready for this world. Now I see things I didn't see before. I need an explanation. Tell me more. Why I'm in love now? I don't know. How can I live forever? I don't know. Where can I find a heaven? In realtà sai come devi fare? Cioè devi girarti da questa parte e fare così. Perché altrimenti non va. Prova tu, Ecco. Aspetta, però voglio che dicano I don't know. Vai. Era un po' vago. L'abbiamo fatta, salutiamo anche chi ci ascolta in radio e magari deve subire questi buchi radiofonici. Ma no, che si divertono. Io me li vedo in macchina sulla Pontina, sulla tangenziale a Milano. Oh, no! Sì, sicuramente. Grideranno sicuramente I don't know. I don't know.
Allora, io devo ringraziare, e me lo fate un applauso per Erika, grande! Grazie mille. Che un bello, mito. Dai. Un mito. Rifacciamolo tutto dall'inizio, dai. La prossima volta cantiamo anche i pezzi nuovi, ok? Volentieri, volentieri. Adesso abbiamo... Che sono bellissimi, tra l'altro, lei lo sa, io li amo tantissimo. Grazie, grazie mille. Grande, grazie a Erika e un grazie, anche al DJ Ross. Grazie Ross, grazie. Grazie a voi, vi amo. Ve l'ho già, ve l'ho già detto che vi amo? No. A Top New York. Col cuore. Adoro. Col cuore adoro.